Stiamo parlando di una campagna di sensibilizzazione sull'infortunistica stradale, è rivolta ad un target duplice, sia i più giovani sia i meno giovani, perché la sicurezza ovviamente deve coinvolgere tutti, non solo i neopatentati, ma anche chi la patente la usa da tempo ed è giusto che venga sensibilizzato, si ricordi, sia sulle innovazioni che ci sono state ultimamente sul codice della strada, come ad esempio l'introduzione dell'omicidio stradale, sia su tutte le nuove forme di distrazione alla guida che possono creare tantissimi e creano tantissimi problemi. Quindi noi abbiamo avviato questa campagna sia cartacea tradizionale, mediante la distribuzione di circa 10.000 opuscoli e la fissione di circa 300 manifesti e in più una campagna che è anche digitale. Quindi avremo dei video caricati sulle nostre pagine YouTube e poi sui social del Comune di Genova che appunto affronteranno di volta in volta le svariate tematiche relative alla sicurezza stradale. Questi video sono stati realizzati quasi tutti con personale interno al corpo e con l'ausilio di altri enti pubblici, quali i Vigili del Fuoco di Genova, che io ringrazio, così come ringrazio la Croce d'Oro San Pier d'Arenese, che si è resa disponibile e ci ha aiutato nella creazione di questo materiale informativo. Quello che è sicurezza prevede sempre agire su due fronti, il piano della prevenzione, ed è quello che stiamo facendo con questa campagna, e il piano del contrasto di determinati comportamenti. È ovvio che ci sono alcuni comportamenti ricorrenti, ormai arcinoti, che sicuramente contribuiscono in maniera rilevante all'incidentalità stradale. Parlo sicuramente della velocità, parlo della distrazione, soprattutto legata all'utilizzo di smartphone e non solo smartphone. Spesso si vedono persone intente a guidare e nello stesso tempo a messaggiare, non solo a parlare col cellulare. E questa è una condotta di guida assolutamente pericolosa. Diciamo che la velocità è sempre stata un problema grosso, l'utilizzo di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti alla guida, anch'essa purtroppo presente, che ci fa raggiungere un record poco invidiabile di essere tra le prime città come numero di incidenti e come numero di morti sulle strade. Il nostro obiettivo è quello di ridurre gli incidenti su strada. Io voglio ricordare che un attimo di riflessione in più alla guida può portare innanzitutto a risparmiare delle vite umane, risparmiare non soltanto la vita in sé, ma anche l'integrità fisica, l'incolumità delle persone. Sono tantissimi, non solo i morti sulla strada, sono tantissimi i feriti, gli incidenti gravi. E poi migliorare tutta la circolazione stradale, perché tantissimi rallentamenti dei quali siamo soggetti ogni giorno su strada sono causati appunto da incidenti. Quindi un attimo di riflessione in più, spesso e volentieri, salva vite e salva tempo a tutta la collettività.